Ciao a tutti, io sono Davide, benvenuto nel mio canale. Oggi, in questo momento, analizziamo la partita Milan-Red Bull Salzburg. Una bella partita, una partita equilibrata, dove nel primo tempo ci sono state azioni fra una parte e dall'altra, dove Salzburgo ha avuto più tiri in porta e più azioni di gol anche del Milan. Andiamo a vedere la statistica. Tiri totali 15 a 16, tiri in porta 7 a 6, possesso palla 48 a 52, Salzburg ha avuto più possesso palla, passaggi 382 contro 402, precisione dei passaggi 76 a 80%, falli 5 a 9, ammonizione 0 a 2, espulsione 0 a 0, fuorigioco 2 a 0, calci d'angolo 2 a 3. Ora analizziamo la partita. Nel primo tempo, dove Leao al terzo minuto prende un palo, ancora un'altra azione del Salzburgo, bellissima azione degli attaccanti, arrivano al limite, Tomori fa un miracolo, al tredicesimo cross dalla sinistra, Giroud senza saltare colpisce e fra il portiere e il difendente del Salzburgo fa l'1-0. Altra azione di contropiede, Leao, Hernandez, Leao, tira, respinta del portiere, tira Giroud, 2-0 però viene annullato. Un'altra azione pericolosa del Salzburgo che con i due attaccanti arriva davanti alla porta e fa un autentico miracolo. Ancora un'altra azione del Salzburgo, miracolo stavolta di Tomori. Però il Milan non si arrende, il Milan riparte, grandissima azione, Rebic al quantesimo, la crossa, Giroud di testa l'appoggia a Krunic che fa il 2-0. Finisce il primo tempo, dove Salzburgo forse meritava qualcosina in più del 2-0. L'1-0 per il Milan era il risultato giusto, ma il Milan è stato più 5 e ha portato il risultato sul 2-0. Nel secondo tempo Salzburgo si è sciolto, non si è visto Salzburgo come primo tempo e il Milan ha avuto più azione, ha avuto una bellissima azione di Leao che prende palla dalla destra, arriva al centro, non riesce a tirare, ancora sporta pallone, arriva alla sinistra, non riesce a tirare, poi l'appoggia a Giroud che fa il 3-0. Giroud oggi straordinario, è al 92esimo, altra azione di Giroud che passa a Messias, che Messias segna il 4-0, un 4-0 che porta direttamente il Milan agli ottavi di Champions, che non accadeva da quasi 8 oppure 10 anni che il Milan arrivava agli ottavi, e dopo tanto tempo agli ottavi avremo tre squadre, Napoli, Inter e Milan. Peccato per la Juve che quest'anno si ferma come terza e entra in Europa League. Peccato davvero per Milan, per la Juve, peccato davvero. Complimenti al Milan. Andiamo a vedere la classifica del girone del Milan. Chelsea prima 13 punti, Milan seconda 10, Salzburgo a 6, Dinamo Zagabria a 4. Il percorso del Milan nelle partite ha avuto una vittoria, una sconfitta, una vittoria e un pareggio. Le due sconfitte pesanti, quella a Londra contro il Chelsea è stata una sconfitta davvero pesante, invece quella a Milano, ce la ricordiamo tutti, l'espulsione di Tomori non c'era, il rigore non c'era e lì la partita è cambiata tutta. Analizzando quello che è successo, è un peccato quella partita a Milano, se no si sarebbe potuto giocare anche il primo posto con questo Chelsea che non era tanto irresistibile. Il Milan va agli ottavi, complimenta Pioli che ha costruito una squadra meravigliosa, sembra una brutta coppia della squadra vista a Torino, contro Torino, perché quella squadra sembrava che non era il Milan, invece questo Milan ha lottato, ha attaccato, ha lottato e ha difeso, e è partito anche in contropiede. Teo, straordinario, Leao, se noi vediamo Leao dei 45 minuti di Torino, questo di oggi diciamo, ma quello che è il gemello cattivo? O gemello stupido, perché questo Leo di oggi è stato straordinario, è stato unico, ha dimostrato di essere, perché è uno dei giocatori più forti nel campionato italiano. Giroud è un fuori classe, l'avevano preso per sostituire Ibrahimovic lo scorso anno, però partita dopo partita è diventato lui il titolare. Lo scorso anno l'ha strascinato in quel famoso derby nella partita con Napoli a vittoria dello scudetto, quest'anno a colpi di gol, di lotta, di grinta ha portato il Milan agli ottavi. Mo andrà a giocare il suo ultimo mondiale. Io mi auguro che Deschamps lo convochi, perché Giroud si merita il suo ultimo mondiale. Un giocatore con tanto cuore, tanta grinta, fa bene anche lui, secondo me farà bene ai mondiali.
Lunedì ci saranno i sorteggi e abbiamo detto tutto, non c'è più niente da dire, tranne per i complimenti a Piola, a Maldini e tutto lo staff. E ora ci saranno le tre partite da qui alla fine. Per il mondiale il Milan deve riprendere la marcia in campionato dopo il passo falso con il Torino. Un Milan che oggi non doveva fallire e non ha fallito, ha preso l'obiettivo ottavo, l'ha raggiunto, anche se un primo tempo che ha sofferto, però come si dice, se in queste partite non soffri, non porti risultato, e Milan è riuscito a portare risultato. Ragazzi, complimenti al Milan, complimenti al Napoli, complimenti all'Inter per aver raggiunto gli ottavi di Champions. Se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, attivate la campanella per essere aggiornati su tutti i video, soprattutto iscrivetevi al canale e commentate. Che cazzo fate, non commentate? Potete dire: Davide, stai facendo video da cacare, Davide i tuoi video mi piacciono, Davide i tuoi contenuti fanno schifo, ma vi raccomando commentate e usate il ditino, mettete mi piace, mi piace, mi piace, andate nei miei canali social Facebook e Instagram dove sarete aggiornati su tutto, su tutto, su tutto. Ciao, alla prossima, e ricordatevi, questa è la The One TV, il canale di intrattenimento. Ciao!